Allora, ci troviamo con Enrico Ambrogio qui sempre ad Ecomondo per cercare un po' di capire la vostra realtà, il vostro consorzio. Allora, di cosa si occupa? Ecotario è un consorzio che si occupa della gestione dei PFU. I PFU sono i pneumatici a fine vita che vengono riciclati a norma di legge. L'anno scorso è stata introdotta anche in Italia una nuova normativa che impone a tutti coloro che mettono un pneumatico sul mercato di gestirlo, recuperarlo e riciclarlo per pari quantità. Quindi, per semplificare, se io sono un importatore, un produttore di pneumatici, vendo dei pneumatici a commercianti, utilizzatori in Italia, dovrò occuparmi del corretto trattamento della tracciabilità e dell'avvenuto riciclaggio di pari quantità in termini di peso. E quindi si è resa necessaria l'organizzazione di una rete logistica e di una rete di impianti che effettuassero questo trattamento. Siamo nati l'anno scorso, come dicevo, a settembre. Contiamo oramai su 100, se poi possiamo vedere il pannello ne siamo particolarmente fieri, 160 soci. Siamo il primo consorzio in Italia come diffusione e ricicliamo qualcosa che, per rendere l'idea magari a chi non è abituato a parlare in termini di tonnellate, ricicliamo qualcosa come 500.000 di pneumatici al mese. E un'altra raffigurazione simpatica è: raccogliamo un pneumatico al secondo. Quindi lo portiamo, ovviamente lo gestiamo con automezzi autorizzati, eventuali impianti di stoccaggio e poi trattamento. Il trattamento avviene tramite la polverizzazione o la ciabattatura. La polverizzazione è mirata a costituire materiale che servirà poi per il reimpiego in vari utilizzi manufatti. La valorizzazione energetica consiste nel recupero di energia di vario genere. Ecco, seguite anche questa seconda fase per la valorizzazione di questo? Sì, il mandato del consorzio è esattamente quello. Per conto di chi ci affida la gestione, come abbiamo detto prima, obbligato ai sensi di legge, noi effettuiamo la raccolta, tutta la gestione amministrativa e anche il trattamento, selezionando degli impianti, secondo noi, sul miglior rapporto qualità-prezzo. Privilegiamo le tecnologie innovative e gestiamo tutto quanto la filiera, quindi sì, gestiamo anche questa parte. Ecco, si parla molto di green economy come motore per un rilancio dell'economia italiana, è d'accordo? Sono molto d'accordo, perché da quando all'inizio degli anni 2000 è stata introdotta la Extended Producer Responsibility, ovvero quella filosofia normativa che impone proprio a chi immette un bene su un mercato di finanziare la raccolta una volta che il bene ha terminato il suo utilizzo, quindi comunemente si dice a fine vita. Da lì sono nate parecchie opportunità, perché da un lato ovviamente il produttore ha la responsabilità di organizzare, però dall'altra parte l'opportunità di creare attività ambientalmente sostenibili e comunque eliminare dall'ambiente tutti questi materiali che prima magari venivano abbandonati o dispersi semplicemente perché erano un costo. Importante, il PFU per chi lo dismette da settembre dell'anno scorso non è più un costo, quindi è un servizio per l'utilizzatore finale gratuito, viene effettuato a nostra cura per conto dei nostri, in questo caso, 160 soci. Magari faccio una domanda, dove è la sede? Ok, voi tra l'altro vi trovate a Vinova in provincia di Torino. Sì, la sede è a Vinovo in provincia di Torino, il consorzio è stato costituito, come dicevo, l'anno scorso e abbiamo cercato di unire l'esperienza logistica di chi era già esperto nel settore ambientale della cosiddetta logistica di ritorno con gli obblighi di grandi importatori e produttori nella zona. Quindi la volontà e il disegno strategico nato da imprenditori piemontesi e nella fattispecie di Vinovo, che è diventato peraltro famoso per altri motivi calcistici, diciamo, che per una parte dell'Italia magari non è una referenza, per qualcuno sì. Quindi abbiamo fondato la sede di questo consorzio a Vinovo.